Primo video che giro questo 2024, una location come sempre che cambiano continuamente, e lo giro parlando di un film che ho visto recentemente, l'ultimo film che ho visto, ed è Il ragazzo e l'erone di Hayao Miyazaki, come potete vedere dal titolo di questo video. L'ho visto la notte di Capodanno, c'era questo evento particolare in cui appunto si passava la notte di Capodanno al cinema con Hayao Miyazaki, no, non fisicamente, ma c'era il film suo. E mi sono colto l'occasione perché era un'idea carina, un'idea particolare. Scoccava la mezzanotte a seguito della fine del film, e sì, comunque cominciava l'anno con una pellicola che era a lungo attesa, e anche a lungo attesa da me. La sentivo da parecchio questo film, e non ha soddisfatto pienamente le mie aspettative. E ora vi spiego anche il motivo. Diciamo che non ho trovato tante recensioni negative o comunque critiche nei confronti di questo film, sono tutti molto entusiasti di questa pellicola, e per certi aspetti lo capisco, per altri no, quindi vorrei dare un po' la mia opinione, che è leggermente controcorrente. Parto subito con il dire che io non ho una conoscenza incredibile della cinematografia di Hayao Miyazaki e dello studio Ghibli in generale, non ho visto tutti i film, alcuni li ho anche rivisti, ma comunque non reputo di avere chissà che conoscenza, così come non ho una grande conoscenza dell'animazione in generale, men che meno di quella giapponese. Quindi, ovviamente, è un'opinione personale, soggettiva, e che cerca di trovare dei lati positivi e dei lati negativi all'interno della pellicola, cose che mi hanno convinto e cose che non mi hanno convinto, partendo dal presupposto che è un film che andrebbe anche rivisto più e più volte, così come tutti i film, secondo me, di Hayao Miyazaki, che hanno più livelli di lettura e molto simbolismo. È un film, questo è Il ragazzo e l'erone, che mi è piaciuto tantissimo nell'inizio. L'inizio è qualcosa di folgorante, una scena, una sequenza incredibile che mi ha riportato un po' al bellissimo film di Takata, La tomba per le lucciole. Bellissimo, bellissimo, bellissimo incipit quello di Il ragazzo e l'erone. Ah, non farò spoiler se non magari in un'ultima parte del video in cui comunque vi dirò prima che andrò a fare degli spoiler. Bellissima quindi quella scena iniziale. Il film in una prima parte è molto realista, è molto realistico, è un film che mi ha fatto pensare che lui volesse seguire la scia del suo ultimo film di 10 anni fa, che era Si alza il vento, un bellissimo, bellissimo film. Avevo anche altre aspettative proprio perché tornava dopo un'opera di grandissima maturità come appunto Si alza il vento. A un certo punto in poi, non vi dico quando, la pellicola cerca di ripercorrere, secondo me, il percorso, scusate il gioco di parole, fatto da La città incantata in particolar modo, ma anche film come Il castello errante di Howl, che hanno un immaginario molto forte dal punto di vista fantastico. Il fantastico c'è in tutte le opere di Miyazaki, per carità, molto 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 meno in Si alza il vento, che è un film quasi prettamente realista, ma c'è in Porco Rosso, c'è comunque dei film che, come appunto Porco Rosso, sono abbastanza realistici, potremmo dire, ma poi sono delle metafore di qualcosa appunto di realistico del nostro mondo, ma attraverso un immaginario che non è mai spinto oltre, come invece è spinto oltre in quel capolavoro che per me è La città incantata, che è ancora il miglior film che abbia visto dello studio Ghibli in generale, e quindi il miglior film anche di Miyazaki, insuperabile, è un film che ogni volta che lo rivedo per me dirà la perfezione. Ma è un film che anche soggettivamente ha formato, mi ha formato, ed è stato fondativo per me come spettatore di opere cinematografiche. Quindi ammetto che io ho quel legame verso La città incantata che alza veramente tanto l'asticella, e insieme ovviamente anche a Una tomba per le lucciole, sono secondo me due capolavori altissimi dello studio, anche se Una tomba per le lucciole, non sbaglio, non è dello studio Ghibli, comunque stiamo parlando dei primi anni, comunque vabbè, di quel tipo di cinema, no, che viene associato allo studio Ghibli. Cosa fa Miyazaki in questa sua ultima opera? Fa quindi un percorso che dal realismo va al fantastico, riprendendo appunto, secondo me, quell'immaginario molto forte, molto caricato della città incantata, che vuole essere volutamente caricato, ti porta in un mondo altro, in un mondo assolutamente fantastico e pieno di immagini meravigliose,
però non riuscendo ad avere quell'impatto visivo che secondo me aveva un'opera come La città incantata, ma come tantissime opere di Miyazaki, come Principessa Mononoke anche, no? Quell'immaginario sempre fresco, sempre originale, che veramente è geniale in ogni sua virgola. Ecco, per me Ragazzo d'Aerone è un film molto 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 meno ispirato rispetto agli altri e l'ho visto anche come un bignami dell'opera di Miyazaki che mette insieme un po' tutte le sue carte e lo fa però in modo secondo me meno ispirato, anche se andiamo a fare dei parallelismi tra alcuni personaggi, alcune figure presenti nel Ragazzo d'Aerone e li paragoniamo ad altri suoi film, risultano molto più neutri, molto meno spiccati dal punto di vista visivo e anche dal punto di vista della costruzione narrativa. Lo stesso protagonista è un protagonista, secondo me, che poi non è totalmente diverso dagli altri film di Hayao Miyazaki, molto neutro, interessantissimo nella prima parte in cui gli viene fatto uno studio psicologico non di poco conto, ma da un certo punto in poi, da quando la pellicola vira sul fantastico, secondo me, si perde molto l'introspezione psicologica. E il personaggio è sballottato da una serie di eventi, così come lo siamo noi spettatori, che sembrano non avere né capo né coda, hanno una loro logica interna, ma sono appunto soffocate da questo essere un bignamino, questo essere un compendio, questo voler metterci troppo dentro, sia tematicamente che visivamente. E quindi il percorso fantastico fatto dal protagonista è troppo frettoloso, troppo caotico. E ti lascia solo stordito e alla fine non senti di aver fatto quel percorso che invece fai quando vedi La città incantata. La città incantata anche è un film molto caotico, è un film in cui la protagonista viene presa e trascinata in una serie di eventi assurdi, fantastici, eppure hanno una loro capacità veramente di convincerti. Cioè il patto narrativo è veramente giustato benissimo, cioè veramente tu hai quell'illusione, no? Di tutto quello che sta accadendo che sia reale. Ecco, io non l'ho avuto con il ragazzo dell'Airone. E non è una questione di crescita, no? Il fatto che io sono più grande rispetto a quando vidi per la prima volta La città incantata, perché l'anno scorso, 2 anni fa, ho visto Porco Rosso, ho visto Totoro e sono film meravigliosi, film che mi hanno convinto totalmente. Invece qui ho sentito un certo distacco rispetto agli eventi che mi venivano portati in scena, non sono riuscito a lasciarmi travolgere totalmente, un po' per la mancata ispirazione anche dell'Airone stesso, che è un personaggio che sia visivamente che caratteristicamente non mi ha convinto, e sia proprio perché appunto questo percorso, non lo so, non l'ho trovato troppo caotico, troppa roba dentro in troppo poco tempo, troppo veloce, per quanto poi il ritmo del film sia abbastanza lento, noioso, non è un film che ha un bel ritmo secondo me. Sì, nella prima parte si prende i suoi tempi, ma è la parte che paradossalmente ho preferito di più. Poi dopo è troppo rapido, ma non ha un bel ritmo, non è scandito bene, c'è troppa roba dentro e quindi richiede più visioni, ma non credo che ha ulteriori visioni possa rivalutare totalmente la mia opinione. Certo, troverò dei dettagli che mi sono più piaciuti, che comprenderò meglio, ma non cambierà secondo me totalmente la mia opinione, non cambierà questa idea di un film veramente troppo frettoloso. Quindi questa è la mia critica, un bignami troppo frettoloso, troppa roba dentro e poco ispirato dal punto di vista visivo per tante trovate. Poi ci sono scene meravigliose, ho detto l'incipit è una delle cose più belle che abbia mai visto al cinema, c'è veramente una scena di un impatto incredibile anche dal punto di vista dei disegni, delle animazioni, è assurdo, ma così come alcune scene che ti rimangono impresse, non c'è dubbio, però per molte altre cose visivamente non ha avuto quell'impatto che hanno avuto praticamente tutte le altre opere di Miyazaki, tra cui anche Principessa Mononoke, che non lo metto tra i miei preferiti per esempio, però visivamente è incredibile Principessa Mononoke. I temi sono tanti, tantissimi. C'è il superamento del lutto, c'è il tema dell'accettazione di una figura genitoriale che non è la tua, diciamo, quindi di una matrigna, c'è il distacco di un padre, c'è il cercare se stessi attraverso una dimensione altra fantastica, cioè quasi in tutti i film di Miyazaki, e soprattutto una città incantata, appunto. C'è
il mondo degli adulti e il mondo dei giovani che si intersecano molto potentemente, ma il tema più interessante, forse quello più inedito di Miyazaki, è il tema dell'arte. È un'opera che riflette cosa significa aver creato delle opere d'arte, averle date in pasto al mondo ed essersi resi conto che non solo il mondo fuori non si è risolto dalle sue contraddizioni che tu tanto hai trattato nelle tue opere, quindi la guerra, e tutti gli altri problemi che ha trattato Miyazaki, tematiche legate all'ambiente, anzi è un tema che si fa ancora più urgente, non solo non hai risolto il mondo fuori, ma anche esserti rinchiuso in questo mondo di immaginazione, esserti donato totalmente all'arte non ha fatto sì che tu creassi un mondo che al suo interno fosse equilibrato. Il mondo fantastico, il mondo dell'arte all'interno del Ragazzo e Leone è un mondo pieno di squilibri, è un mondo conflittuale così come lo è il mondo fuori. Quindi in realtà quello che ci dice Miyazaki è che rifugiarci nell'arte non è un modo per risolvere il mondo fuori, ma non è neanche un modo per trovare un mondo, una dimensione che sia pacifica, anzi, tutt'altro. Quindi questo tema dell'equilibrio dei 12 pezzi, dei 14 pezzi, se non sbaglio, 14 o 12, 14 pezzi se non sbaglio, che lui mette in pila, che sono tutti diversi l'uno dall'altro e che devono stare in perfetto equilibrio per mantenere l'equilibrio del suo mondo artistico, sono poi i 14 pezzi della sua arte, i 14 film che lui ha fatto, no? E che dà allo spettatore, gli vuole trovare un erede, Miyazaki, vuole trovare un erede, ma non può più forzarlo quell'erede lì. Quell'erede che doveva essere, se non sbaglio, il figlio, il nipote, che ha fatto quel film orribile, da cui poi Miyazaki è uscito anche dalla sala. Ecco, lui non vuole trovare un erede. Cioè, lo vorrebbe, idealmente vorrebbe trovare un erede della sua arte, qualcuno che prenda le redini, però con la consapevolezza che il mondo fuori non lo risolvi e che quel mondo lo devi mantenere continuamente in equilibrio, il mondo interno all'arte, no? E che è un mondo difficile, un mondo che ti aliena da tutto il resto, ti fa guardare agli altri come un folle, come un pazzo, no? Come è guardata la figura dello zio all'interno di questo film, che poi Miyazaki stesso, nella sua età adulta, e invece il protagonista è il Miyazaki giovane, no? Ma il giovane è anche chi decide di voler fare arte e prova un conflitto interiore, no? Vuole vendicarsi del mondo, vuole aggiustare il mondo. E gli sembra inutile farlo attraverso l'arte, che è qualcosa di troppo caotico. E il mondo fantastico in questo film è un mondo, come ho detto, pieno di conflittualità, di guerre, è un mondo che è difficile da risolvere, è pieno di nemici, è pieno di cose negativissime. E quello doveva essere il rifugio dell'artista, no? E invece no. Questo ci dice Miyazaki. In un finale, che non vi dico, ma che è positivo e amaro al tempo stesso, no? È un finale difficile da decifrare, da incastonare tra positivo e negativo, tutt'altro. Tutt'altro, è un finale molto fatto di sfumature, di grigi. Quindi diciamo che questo tema è bellissimo, è meraviglioso, è trattato in modo semmai troppo frettoloso, è relegato un po' nell'ultima parte della pellicola. Però era veramente secondo me il tema che doveva trattare in questo film. Più che tutto il resto era questo, quello su cui si doveva soffermare. E magari lo farò con un prossimo film, perché dovrebbe essere già al lavoro di un altro film. Io lo spero perché questo sì, può essere un testamento spirituale, un'opera ultima, però al tempo stesso non ha la maturità, secondo me, che aveva Si alza il vento, che a questo punto poteva essere l'opera ultima di Miyazaki, ma sembra quasi un film di mezzo, un film in cui lui riesce, in cui lui tenta di mescolare il realismo di Si alza il vento all'immaginario fantastico della città incantata e non ci riesce. Non riesce a incastrarle bene, a dargli un bel ritmo, a dargli una loro sequenzialità che funzioni narrativamente. Quindi è più un esperimento, secondo me. Vedremo con il prossimo. Sono molto curioso e voi fatemi sapere la vostra di opinione su questo film, quindi se è in linea con la mia, se siete critici per altri aspetti, se invece vi è piaciuto molto, diciamo che io devo ancora decifrarlo di più, è un film che mi è piaciuto per tanti aspetti, sui temi e su alcune immagini, molto meno per altri, come vi ho detto in questa recensione brevissima.
Fatemi sapere anche voi e noi ovviamente ci vediamo a un nuovo video. Ciao!